Sì, il mio approccio alla fotografia è abbastanza particolare, perché per me la fotografia è sempre stato una sorta di spazio aperto dove ho fatto confluire diverse discipline, dalla scenografia alla pittura, al collage, alla scultura, e quindi proprio la fotografia diventa quasi il collante di tutte queste diverse discipline. E ho sempre utilizzato questo linguaggio multidisciplinare per raccontare la trasformazione di realtà urbane contemporanee. Penso che il mio linguaggio fotografico si lega al tema di quest'anno perché cioè il tema è il viaggio, sono le esplorazioni e il mio luogo di indagine preferito, ideale, è la strada. Cioè io tutto quello che nei lavori precedenti, la strada per me è sempre la sorgente sia delle idee che dei materiali, che di tutti i soggetti su cui ho sempre trattato. Sempre trattato con il mio lavoro, quindi in questo caso, anche se di solito io mi concentro su delle porzioni di spazio molto limitate, infatti anche nel caso di Costanato io mi sono concentrato su una strada che era un mercato che non era più lunga di una centinaia di metri, in questo caso invece la sfida, a mio parere, è stata proprio l'estensione della Via Emilia, che è un'area molto grande e che quindi ho dovuto sì, appunto, lavorare più che altro e trasformare un po' il mio approccio al tema di quest'anno. Il mio lavoro è nato, diciamo, prima di tutto da una riflessione attorno alla mostra che è stata fatta 30 anni fa e curata da Luigi Ghirri. Luigi Ghirri per me è veramente uno dei punti di riferimento, devo dire, proprio uno dei miei maestri su cui ho studiato molto e qui sono veramente molto legato. Quindi, il mio lavoro è stato un attimo di capire, cioè, la differenza dalla la Via Emilia di allora, di 30 anni fa, e la Via Emilia invece che ho trovato oggi. E devo dire che ovviamente 30 anni fa tutti i fotografi hanno lavorato in qualche modo su un racconto fotografico abbastanza lineare, invece io in qualche modo ho lavorato sull'impossibilità di riuscire a raccontare in maniera coerente uno spazio che si è trasformato. Secondo me in maniera radicale sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista del paesaggio. E quindi ho utilizzato il mio linguaggio, appunto questo mix di diverse discipline, proprio per rappresentare questo mix che ho trovato all'esterno sulla Via Emilia e l'ho in qualche modo raccogliendo materiali di ogni tipo, cioè da materiali di resti industriali provenienti da industrie in chiusura, a oggetti, gadget provenienti dalla Cina, a prodotti locali, organici. Ho cercato di, poi utilizzando lo spazio del Chiostro di San Pietro come proprio come disset, come punto di incontro di tutti questi materiali, ho provato a rimettere in scena, utilizzando soprattutto la fotografia di still life e la scultura, questo mix estremo che ho trovato sulla Via Emilia.